Per quanto riguarda i progetti e le associazioni, soprattutto che sono risultate vincitrici, mi preme sottolineare che abbiamo la Biblioteca regionale di Giampaolo, poi abbiamo l'associazione culturale Favola Bella che farà delle attività all'interno dell'auditorium Cerulli. E, poi abbiamo il Matta, Via del Circuito, e pure lì faranno delle attività all'interno della struttura. E poi c'è anche l'associazione Movimentazioni. E, sono dei progetti molto interessanti, molto validi per la nostra città. E, diciamo che siamo arrivati. Gli uffici hanno lavorato molto, abbiamo cercato di superare tutte le difficoltà che ci stavano, a cui ci siamo trovati di fronte, soprattutto per il fermo dovuto al Covid. Quindi sono stati 4 mesi in cui siamo stati bloccati, però abbiamo ripreso con speditezza questa attività per portare a termine e poter far iniziare finalmente a tutte le associazioni le attività per le quali sono state. Si sono aggiudicate questi importanti contributi economici.